Bergamo batte Lagonegro 3-1, miglior giocatore Juan Ignacio Finoli. La reazione che ci voleva dopo due battute che dire a vuoto e dire poco. Sì, devo fare complimenti ai ragazzi e a tutta la squadra, perché non era facile sicuramente dopo più che altro il colpo della Coppa Italia, perché ci tenevamo tanto. Il rammarico è grande, quindi niente, ci tenevamo a fare questa partita. Stavamo giocando secondo me molto bene. Nel terzo magari abbiamo sbagliato qualcosina di più, però alla fine si è visto di nuovo la squadra che è ritornata e ci siamo, perché è questa la cosa importante, stare nei momenti di difficoltà, perché quando va tutto bene può giocare qualunque. Secondo me è questa la chiave. Stiamo crescendo piano piano, sicuramente l'obiettivo era arrivare in finale di Coppa Italia, non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato sicuramente, perché io ti posso dire che abbiamo dato tutto quello che avevamo in quel momento. Ci tocca imparare anche di queste cose e spero che ci serva per il futuro, che secondo me è molto importante. Dopo due set ad altissimo livello, come hai detto, flessione nel terzo, poi da quota 20 del quarto vi siete ricompattati, è uscito veramente il carattere di questa squadra. Sì, sì, soprattutto siamo rimasti insieme, perché è questo, no? Nei momenti di difficoltà bisogna non perdere tanti punti, perché è questo, no? Magari se ci teniamo un po' tutti insieme proviamo a perdere meno pari possibile, sicuramente riusciamo a riportarlo a casa come è successo nel quarto. Secondo me questa è la chiave, e piano piano stiamo imparando di questo, giocando ogni partita. Arriveremo alla fine con la giusta esperienza che ci darà il campionato, perché comunque è un campionato tosto, tutte le squadre giocano, tutte le squadre vengono qua per vincere, tutti. Magari è facile dirlo, però tutti vogliono vincere contro Bergamo, e ci sta, noi accettiamo la sfida, impariamo come dico di ogni partita e speriamo di arrivare pronti nei momenti più importanti della stagione. Poi questa è anche una bella iniezione di fiducia verso il recupero con Castellana Grotto di domenica prossima. Sì, sì, guarda, non voglio parlare di una squadra in particolare, come ti ho detto è un campionato molto, molto equilibrato, quindi se c'è Castellana, Lagonegro, qualunque squadra gioca, quindi sicuramente ci servirà tanto, perché ci serveva vincere per riprendere un po' di fiducia e anima più che altro. Quindi speriamo che adesso la prossima partita con Castellana essere ancora più pronti e provare a portarla a casa.